Figo, sta giornata di sole mi fa venire proprio in mente una bella poesia. Frank, apprezzo i tuoi momenti di sentimentalismo profondo, ma queste cose tienle per le battone. Però figo, ma per loro ci sono già i soldi. Franklin, no. Comunque, bella ragazzi, io sono Flain e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5 con una nuova rampa. E quest'oggi torna la rampa canestro. Questo cosa vuol dire? Che non faremo canestro manco una volta. Tanto sapete come vanno a finire queste cose, che alla fine diventa una comunissima gara chi arriva più lontano. Comunque, prima di cominciare, mi dà un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare almeno a 8000 mi piace per questa epica rampa. Commentatemi qua sotto con scritto il lago con un qualche H finale per rendere il lago ancora più lago. Allora, sta rampa qua, raga, è strana. Non so per chi se la ricordasse, dopo quel giro della morte lì, il 90% dei veicoli si sfasciano. Cioè, è una roba che è incredibile. Comunque, come vedete, abbiamo 4 canestri. Sono messi in posizione abbastanza difficile da raggiungere, così non è così tanto facile da fare. E la macchina che beccherà il canestro vincerà automaticamente questa rampa. Se no andremo con quella che è arrivata più lontano, ovviamente. Vincerà chi farà canestro se la macchina tipo non farà un risultato pazzesco, vero, come potrebbe essere per un burrito, un beef commerciali. Esempio, se dovesse arrivare poco prima o anche dopo nell'attraversamento del treno, cosa che è decisamente impossibile, vincerebbe automaticamente. Vedremo quest'oggi furgonati del calibro di colui che non deve essere nominato. Non lo so, probabilmente no. Comunque, prossimo veicolo. Primo veicolo randomizzato, The Class Moonbeam, che tra l'altro, mi avete fatto notare che non è un furgonato, è una muscle. E qui capisco da dove arrivano tutte queste grandi delusioni. Non essendo appunto un furgonato, non ha le caratteristiche di quello, e io forse mi aspettavo qualcosina di più. Comunque, essendo il compagno di furgonato del burrito, mi aspetterei che facesse qualcosa di buono, anche se è una muscle. Questa rampa, devo dire che è la rampa più devastante di tutte quante. Cioè, non perdona nel 90% dei casi. Infatti questa me la devo rifare con un veicolo scassato adesso. Ovviamente, essendo una rampa a campo aperto, ha un po' la funzione che aveva quella rampa sull'autostrada. Non so per chi se la ricordasse. Comunque, in pratica, quando i veicoli atterrano, se atterrano bene. Tanto qua ha fatto un salto. Madonna, che salto. Oh, attenzione. Oh, se mi fa canestro subito, no, eh. Di poco, raga, di poco. Brividi per il The Class Moonbeam. Oh, se vinceva la prima, cioè, non sapevo proprio cosa dire. Comunque, questo è dove è saldato questo veicolo. Non male. Stavo pensando, raga, di utilizzare anche uno di quei quadratini che dovrebbero essere i pali della luce. Per dire, tipo, se un veicolo supera questi, non conta il canestro. Diciamo che è una roba più di merito, una cosa simile. Comunque, questa è la posizione del The Class Moonbeam, che per la prima volta fa una cosa fatta bene. E passiamo con il prossimo veicolo, che non sarà un Hydra, ma sarà purtroppo una Cheval Picador, o come cavolo si pronuncia. Lei, secondo me, mi farà una roba tanto brutta. Anzi, innanzitutto, io spero che non si distrugga giù per la rampa, cosa molto probabile. Ecco perché qua non vedo niente, mi viene la visuale. Stupida, stia dritta. Ecco, perfetto, no, non... Io devo avere una pazienza della madonna. Riuscirà a centrarmi il canestro questo veicolo? Non lo so, secondo me no. Cioè, poi dipende, dipende come va a prendere le robe. Il salto è molto buono, però io vorrei beccare il canestro, perché poi non so come funzionano queste macchine. Alcuni mi saltano troppo, alcuni mi saltano poco, non ci capisco un cavolo. Poi perché mi è andato così tanto a sinistra, maledizione. Vabbè, comunque intanto, se si girasse magari riesce a prendere un po' di boost e fa un buon punteggio, supera il D-classe. Peccato, niente di che. Comunque al momento lo segniamo per capire bene o male dove arriveranno circa tutti i veicoli. Andiamo col prossimo, dammi la coupé. Attenzione. Sì, coupé, ce l'ho detto subito. Allora, l'oracolo, lei mi fa schifo di solito, anche se è la coupé, anche se è migliorata tantissimo, fa schifo. Quindi mi raccomando, si comporti bene, vada piano, non troppo. Ok, ci siamo. Non vedo un cavolo, porca vacca, visuale stupida. Vada, ok, se mi becca bene. No, lei mi deve far... No, non ti prego, cioè non dirmi che mi fai fu... Oh, porca miseria, che già ho avuto... no. No, vabbè. Ok, comunque sportive classiche. Non ti distruggere, per favore. Ok, da brava, vai così. Non andare qua in fondo, che l'hanno fatta da culo questa parte. Prendi il salto e fino a qua ci siamo. Giro un po' indietro, così freniamo un attimo. Volevo premere l'altro tasto, comunque non l'ha fatto di pochissimo, porca troia. Devo farlo prima. Mi è venuto un porca troia che sembrava tipo rumeno. Next one, Freddy il pagliaccio. Ma sto gran cazzo. Abbiamo la Grotti Briosi, Brosio, quel cazzo di cosa. Lei fa schifo. Io spero che vada fuori subito, perché io non accetto che la coupé mi finisca fuori in curva e lei no. Sta slittando quel culo, quindi forse mi dia una gioia. Vada fuori, vada fuori. Io farò il possibile per farla andare fuori, eh. Perfetto, grazie. Cioè, non potevo desiderarti meglio. Prossimo veicolo, randomizzato, una bella betoniera che facciamo capire chi comanda. No, però raga, attenzione, ma i bazzumule commerciali. Guadagnò il terzo posto nella scorsa rampa, quindi mi aspetto grandissime cose da lei. L'importante è che non mi finisca fuori qua in fondo, perché questa rampa è abbastanza tortuosa. No, ecco, il fatto che sia molto alto non fa bene, perché comincia a dondolare. Sembra un pendolo, tipo, no? Una roba simile. Il salto non è buonissimo, cioè non beccherà mai il canestro. Dovevo decelerare un po', ma non si capisce un cavolo con queste accelerazioni. Poteva far di meglio, c'è da dire questo. Però ovviamente i veicoli ogni tanto floppano, è stato il suo caso questo. Ma va bene, raga, è passabile, ha fatto grandi cose nello scorso. Non pretendiamo troppo da questo mule. Prossimo veicolo, randomizzato, una bella betoniera, che nel caso dovesse spuntarci un burrito facciamo una sfida della madonna. Abbiamo furgone con braccio elevatore per una buona volta, lo dice e ce l'ha. Ho grandi aspettative per lei, non si distrugga, mi raccomando. Ok, ha fatto una roba bellissima, cioè stranamente 461 km orari, decisamente buono e decisamente gran slancio. Oh, se mi becca il canestro, lei ci diventa... No, impossibile, forse è leggermente più spostato, perché non è facile beccare questo canestro. Di poco però. Ragazzi, se fosse stato leggermente più spostato verso
destra avrebbe fatto un canestro pauroso e probabilmente l'avrebbe portata a casa. Non male comunque, per distanza diventa primo. E tanta roba per sto veicolo che non ha mai fatto niente, ma quest'oggi fa vedere subito di essere piuttosto in forma. Non male, io vorrei un burrito però, o un pagliaccio, o un rumpo. Il rumpo, ragazzi, è tantissimo anche quello che non spunta. Prossimo veicolo randomizzato, non lo Osiris, che fa non me le super e le sportive. Raga, petizione, no? Facciamo una cosa, che togliamo le super e le sportive, non le usiamo più perché fanno schifo delle rampe, dai. Se diciamo che utilizzarle non lascia niente, cioè non è come potrebbe essere una betoniera, una roba del genere, che porca miseria danno soddisfazioni paragonabili a non so cosa. Le super e le sportive sono fiacche. È come, adesso non faccio paragoni perché poi sembro un orco, però è una cosa brutta, cioè una roba veramente bruttissima. E mi fa, no, mi fa canesso, manca, cioè com'è? Perché? Che senso ha un veicolo che mi fa una roba del genere? Ragazzi, sono ottimista a livelli porosi stavolta, me lo sento, Freddy il pagliaccio. Io devo essere stato in una vita passata uno sterminatore di non so cosa. Ma è normale, niente, l'Emperor della neve, il veicolo proprio più inutile e fastidioso del mondo. Ma porca troia. E che però salta anche più degli altri. Io non so cosa di... Puttana vacca se salta più degli altri. Mi passa in testa l'Emperor. Ma che tristezza, porca miseria. Se becca la spinta questo mi arriva sulla luna. Ottima roba. Io, ragazzi, cosa devo dire? Mi ha fatto venire su una depressione paurosa, porca miseria. Ed addirittura seconda, mi sembra. Ecco. Cioè, non lo so. Vabbè, raga, l'Emperor c'è già spawnata, quindi per oggi basta. Prossimo veicolo. No, basta. Cos'è? La Washington, ok. Mi faccia bene, mi raccomando, sei incastrata. Secondo me va a finire male. Non so perché, ma ho questo presentimento. Stavo scherzando. Non era seria la cosa. Stavo dicendo una cosa molto simpatica. Non la prenderemo più. Dai, che forse si ferma, si è fermata. Sì, ok, perfetto. Frank, la smetti di rotolare, che ho perso la pazienza. Porca vacca, dai, per favore, tirati su. Figa, secondo me devo un po' vomitare. Non lo so, perché le berline sono migliorate, non in un modo così tanto pauroso, ma devo dire che comunque la loro bella figura la fanno. Forse era meglio puntare al primo canestro, o anche al secondo. No, anche al secondo non è male. No, il secondo è troppo, forse. Sarei dovuto saltare un po' più a destra sulla rampa. Comunque, non male anche questa. Quarto posto per lei. Prossimo veicolo, una bella roba competitiva. Vabbè, non intendevo questo, comunque va bene. Abbiamo il giorno, il camper arrugginito. Riuscirà questo a farmi meglio al momento degli altri veicoli? Non lo so, però, essendo un furgonato, delle buone probabilità. Se no mi finisce fuori. Ecco, in questo caso no. No, no, si drizzi. Si drizzi, porca miseria. Non si drizzerà mai più. Ha intenzione di fermarsi prima di finire la rampa o no? No, perché allora me lo dice subito, ma andiamo fuori. C'ha avuto un culo della madonna. Allora, secondo me, raga, questo fa un flop incredibile. O forse no? Ormai è andata così, ma se prende lo slancio buono, raga, mi può passare in testa. Bello. Questo testa coda un po' meno. Forse mi è arrivato dove è arrivato l'Emperor. Fatemi dare un'occhiata a quella sua posizione. Abbiamo... Oh. Terzo posto, raga. Rispetto per il journey, comunque. Prossimo veicolo, randomizzato. Questa volta abbiamo il Barrax. Il Barrax militare, uno dei veicoli migliori in assoluto per le rampe. Direi secondo solo al Beef commerciale. Poi non abbiamo mai avuto una sfida tra di loro, quindi non so tra i due chi sia realmente il miglior veicolo. Vi dico subito che per lontananza questo darà un distacco alle altre pauroso. Abbiamo già visto cosa può fare questo, quindi mi aspetto una roba devastante. Il Barrax prende il volo, non sto manco a cercare di beccare le cose. Le tinozze, insomma, i canestri. Inizia a precipitare adesso. Ed è già primo praticamente. Se prende anche lo slancio, questo mi fa un macello. Questo mi fa un macello. Questo mi fa 240. 240, attenzione perché c'è il treno. Forse... Tra l'altro è morto il conducente del treno. Raga, cosa fa? Tra l'altro ha superato il palo della luce, quindi è in testa anche davanti a un canestro. Il Barrax è stato mostruoso. È stato bloccato dal treno, altrimenti avrebbe superato tranquillamente anche quella. Cioè, insomma, il ponte, intendo. Questo è quello che ha fatto il Barrax. È pauroso. E questa, se ben smorzata, è la posizione del Barrax. Primo posto per lui. Prossimo veicolo, ti prego, un bel burrito. Che facciamo una bella sfida cazzuta. Niente da fare, la bravado Gauntlet, va bene. Non distruggerti, ti prego, non ti distruggere. Non ti distruggere, non ti accartocciare. Bravissimo. Ok, così lentamente. Poi acceleriamo qua in fondo, che sennò è un casino. Allora, io devo stare più qua in fondo. Perché tende? Io vado a destra e lui va a sinistra. Io sta roba non l'ho capita. Se mi fa canestro, seconda ci arriva, Seconda ci arriva, no. Non ce la farà mai. Prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo il Vapid Saddler. Servizio. Ma non era furgoni. No, mi confondo con il Bison. Probabilmente sì. Dovrei prendere tipo uno slancio del genere. Prendo un po' a destra, poi rientro a sinistra. Faccio una roba a giro, come no? Poi arrivo qua in fondo. Cerco di frenare un po'. Frena. Non frena più. Dove cazzo va? Ma per... Allora, devo capire un attimo come lo slancio, perché non è una cosa normale. Poi d'altronde, ragazzi, se fosse così facile vincerebbero tutti. Ecco. E invece no. Prossimo veicolo randomizzato. Macchina della polizia. Il cruiser della polizia emergenza. Quindi attenzione, questo veicolo è molto molto buono. Cioè, non è come quella macchina più sottile, però già il fatto che non si sia distrutta tanta roba. Adesso non si monti la testa e non mi finisca fuori. Mi faccia bene. 430 la sua uscita sulla rampa. Non male a sto punto, però mi sembra abbastanza inutile puntare a fare canestro, quanto puntare per arrivare lontano. Questo mi arriverà secondo me quinto.
Non ho mai visto un veicolo arrivare al punto di disarcionarmi sull'atterraggio. Comunque va bene. Questa è la sua posizione. Al momento è tipo ottava, una roba simile. Prossimo veicolo, una roba grossa, tipo. No, non questo. Intendo un coso, un beef commerciale, non quello. Porca vacca. Cosa è successo? Si è bloccato tutto? Abbiamo lo shifter. Secondo me lei non è che mi fa schifo di più. Se non mi fa schifo, mi supera di poco la macchina della polizia. Circa sono uguali, quindi non so cosa aspettarmi. Comunque. No, come salto non è male. Però se non si girasse com'è. Porca trottola. Girati un attimo. No, no, vammi bene. Non mi andare contro il guardrail un'altra volta. Io l'ho detto, mi arriverà uguale a quella della polizia. Prossimo veicolo, questa volta. No, le sportive non le voglio, porca troia. Raga, petizione, togliamo le sportive dalle rampe. Sarebbe molto, molto più figa la cosa. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, perché è una cosa che vorrei seriamente fare. Però attenzione, perché se questa mi fa canestro, poi faccio una figura di merda, quindi mi raccomando. Oh, meno male. Però lo slancio era perfetto. Prossimo veicolo randomizzato, ti prego, un burrito. Cheval, Fugitive, Berline, Fugitive, quella lì, insomma. Come al solito, non si distrugga, per favore, quindi stia abbastanza. Cosa è successo? Prossimo veicolo randomizzato. Niente, furgonati zero quest'oggi proprio. D-Class Vigero. Comunque non male, perché la D-Class fa uscire signori veicoli. Quindi questo può farmi seriamente, non lo so, al massimo canestro. Cerchi di farmi canestro, insomma, quanto può, meno male. Cioè, poi dipende, perché se questo mi prende una bella spinta, non becca il treno. Primo ci può arrivare, anche perché il salto è ottimo. Cioè, ottimo. Ho visto roba di meglio, comunque. Roba di meglio, come cazzo parlo? So manco parlare in italiano, attenzione. Ottima spinta, io non sto accelerando perché avete il tachimetro alla vostra destra, quindi potete vedere quanto volete. Non sto assolutamente accelerando. Non male come posizione, si è rifatto tantissimo. Vediamo un attimo qual è la sua posizione, secondo me può essere quinta. Quinto posto, esattamente. Next one, questa volta abbiamo Cyber Turbo. Non mi aspetto cose fantastiche, quindi faccia quello che può. Non mi arriverà sicuramente lontanissima. Comunque, ecco, questa cosa di saltare un po' di fianco non mi aggrada più di tanto, però. Girati che mi becchi una spinta incredibile, girati per favore, vai così, perfetto. Raga, non so cosa sia successo, ma sei riuscito a girare alla fine, ha beccato anche un boost pazzesco. Queste sono le muscle, che ti fanno queste sorprese che non ti aspetti. Terzo posto addirittura, direi. Direi comunque terzo posto perché deve arrivare lo stesso più a sud. Comunque, prossimo veicolo, Debussy Massacro. Dovrebbe essere Debussy, una roba del genere, come si pronuncia insomma. Essendo una sportiva, sa già come la pensano nei suoi confronti. Quindi o mi becca il primo canestro, se ne può andare a fanculo, ho detto proprio in cristico. Vada piano, perfetto, ok, no, perfetto un cavolo. Io non capisco, certi veicoli mi piombano giù tutto d'un colpo, no? Questi qua no. Quando non devono farlo, lo fanno. E quando lo devono fare non lo fanno. Un'altra rampa furgonato free no però, cioè dai oh. Porca vacca, abbiamo questa volta il Dubsta 6x6. Magari si sono presi una breve vacanza, anche perché escono in tutte le rampe praticamente. È troppo pesante, questo ve lo dico io, il volo che fa. Ecco, questo qua. Cioè, c'era poco da scommetterci. Non tornerà mai dentro, troppo pesante, questo mi va fuori sicuro. Frank, atterra con sto coso, per favore. Prossimo veicolo, questa volta avremo a disposizione il Ranker della neve. Lei, se non mi fa canestro, si becca una di quelle batoste incredibili. Quindi, mi raccomando, si concentri. Non mi vada fuori nel giro della morte, che so che sarà proprio la cosa che lei mi farà. Non vedo un cazzo quando mi fa così, ecco. Farà una fine bruttissima, questo me lo sento. Aia, che gli è arrivata anche la lamiera addosso. No, dai, raga, ma come faccio? Ha perso una ruota, è completamente distrutto. Cioè, io non ho mai visto un veicolo ridursi così male, scendendo da una rampa da solo, tra l'altro. Cioè, come faccio? Io do, tra l'altro. Dai, non fa più dei 46. Raga, questi sono i momenti in cui un padre deve capire cos'è meglio per il proprio figlio. Quindi, anche se questo fuoristrada non è principalmente mio figlio, perché grazie a Dio non sono fatto di lamiera. Ecco, questo forse è quello che è meglio per lei. Aia. Prossimo veicolo randomizzato, questa volta un cazzo di furgo. Niente, cioè, furgonati zero proprio. Benfactor XLS blindata SUV. Mi raccomando, lei non può farmi meno di un Emperor, perché sarebbe un insulto, cioè, peggio di quello alla madre. Cioè, devo dire comunque che è stato piuttosto male. Tralasciando il fatto che ho sbagliato in penale, ok. Non è che sia andato proprio benissimo. Poi ripeto, dipende da rampa a rampa. Però non ha fatto una gran bella roba. Prossimo veicolo, questa volta non ne voglio le super, puttana troia, non le voglio, per favore. Dai, ho più spazio, furgonati, commerciali e veicoli del genere, che è più bella la cosa. Se no, veramente è una tristezza incredibile. Lei cosa mi fa? Le dico io dove mi arriverà. Lei mi arriverà, vede dove c'è quel sorta di canotto gonfiabile, quel cazzo di robo qua in fondo, questa sorta di traguardo. Dove hanno fatto sberle gli obesi qualche video fa, uguale. Prossimo veicolo randomizzato, oh, meno male, qualcosa di grosso. Cioè, oddio, questo forse è anche troppo grosso. Diciamo che è piuttosto pesante. Comunque, abbiamo il camion del pattume. E vi dico io, secondo me, raga, questo fa 2 metri, poi salta di sotto. È tipo del livello di quei veicoli piuttosto pesanti, come potrebbe essere il carro armato, come potrebbe essere quell'altro robot, non mi ricordo cosa. Però sei stronzo, eh. Ripetiamo, lei va in fondo, no. Allora, lei mi ha rotto un po' le palle, devo dire la verità, ma molto le palle. Se mi disarciano un'altra volta, la butto via. Prossimo veicolo randomizzato, abbiamo attenzione! Finalmente ci siamo! The Classe Tornado, sportive classiche! La migliore tra tutte le sportive classiche, direi che se la gioca bene con la Pegassi Monroe. Dammi andare fuori, se mi arrivi in fondo mi fa un macello incredibile. Ma non ci arriverà mai, perché ovviamente l'X80 porto il salto me lo fa. La Tornado che ovviamente è 20 volte meglio, no. Cioè, ma è una gioia. Next one, Freddy il pagliaccio.
No, perché mi dici con braccio elevatore quando di braccio elevatore non c'è niente? C'è una cardiola dietro. E questo orga fuori non mi ci va. Cioè questo fuori non mi ci va, maledizione. Frena che forse mi fai canestro. Me lo fa canestro. Non me lo fa manco piangere, porca vacca. O magari poi mi guadagna qualche metro, non lo so. Comunque, attenzione. Cazzo fa la breakdance. C'ha stile comunque questo veicolo. Prossimo veicolo, un furgonato. Noi non ce la faccio più. Riusciremo a vedere qualcuno battere il Barrax di questo passo? Probabilmente no. Molto bella la targa, però preferirei vedere il veicolo. Grazie mille. 400. Non capisco perché delle volte aumenta, poi diminuisce, poi aumenta, poi diminuisce. Il salto è perfetto. Se mi fa un buon atterraggio può guadagnare un sacco di metri. No, poteva andare meglio, devo dire la verità. Oh, se la smette di darmi veicoli non validi, grazie mille. No, no, porca va... Non ce la faremo mai. Oh, madonna, che roba. Lampadati, furore. Adesso lei, Lampadati, mi dica un buon motivo per cui io non debba smettere di utilizzare le sportive. Cos'è sta roba qua? Manco arriva alla terraferma. Dai, ho tutto, ti prego, ma non sportive. Cos'è questa? Sportive? Beh, ovvio. Ragazzi, sono arrivato al livello dell'esasperazione proprio. Cioè, non ce la faremo proprio mai. Vai così, ti prego. Tra l'altro non mi ricordo più chi è arrivata seconda. Non mi ricordo benissimo, fatto sta che questa comunque ha fatto schifo. Dai, io seriamente non ce la faccio più. Prossimo veicolo, sì! Bravado Paradise! Furgoni, un furgonato è uscito. Diciamo che è la controparte del rumpo, sempre della Bravado. Come appunto per il burrito abbiamo il Moonbeam, che non è che sia questo grandissimo compagno di squadra. Con il rumpo abbiamo il Paradise. Riuscirà questo a fare qualcosa di buono? Non lo so, me lo auguro, speriamo, insomma, un furgonato. Quindi la velocità e il salto non è un suo problema. La velocità che mi prende è 480. Ottimo salto, ragazzi. Ogni volta si scoprono furgonati nuovi e sono tutti fottutamente cazzo. Di che salto mi ha fatto questo? Come il Barrax, tipo. Il Barrax è atterrato ai 240, 190, un po' meno. Mi farà meno del Barrax probabilmente, non lo so, aia, ecco, questo non è buono, ma forse sì. Forse sì, perché salta il treno. Raga, avrebbe fatto meno del Barrax, ma per complicazioni varie il Bravado Paradise si trova al primo posto. I furgonati superano il Barrax di pochissimo, tra l'altro. E ripeto, avrebbe vinto il Barrax se non avesse beccato il treno. Però in questo caso i furgonati la spuntano ancora una volta. E secondo me quest'oggi chiuderemo la rampa con la vittoria di un furgonato. Prossimo veicolo, un bel burrito. Dai, ci sta. Il burrito come ciliegina sulla torta è fantastico. No, Vapid Blade Muscle. L'unica cosa furba che ha fatto la Vapid è il furgone del pagliaccio. Ma solo quello si gira. Non si gira più. Cioè io me la devo fare in retromarcia, non ho capito. Due ore per riprendere il controllo. Ma è una roba che è incredibile. Vai così. Prendimi la rampa, centrami. Cosa fa? Cioè non lo so, ma devo beccare veicoli tutti posseduti. Non ho capito. O magari la passione per la pesca sto veicolo. Io non lo so comunque. Non guardo neanche la posizione che è meglio. Dai, ho una bella betoniera, niente. Questo comunque è grosso, forse troppo. Una via di mezzo, non troppo pesanti, perché se no non mi saltano un cavolo. Secondo me farà la fine dell'altro veicolo. Certe cose non è che ci voglia un genio per capirle. Non è un gambero, non deve andarmi al contrario. Ecco, grazie mille. No, no, è inguidabile. Cioè è inguidabile, ragazzi, non so cosa farci questo coso. Ragazzi, mi sono rotto le palle, non si drizza più, dai. Non si riesce a venire giù questo coso qua, porca vacca. Attiva la telecamera così evita di sfracellarsi. Me lo sarei beccato in faccia, meglio così. Prossimo veicolo, ragazzi, siamo agli sgoccioli. Attenzione, Canismese. Il Canismese è migliorato tantissimo, è un ottimo SUV perché non è troppo pesante. Io credo in lei, può aumentarmi il livello qualitativo di questa rampa. Facendomi canestro, sì. Ma potrebbe anche arrivarmi abbastanza lontano, poi non lo so, perché comunque in linea d'aria forse per il canestro sarebbe dovuto stare un pochino più a destra. Quindi niente da fare. Poi sicuramente adesso mi farà un incidente sul guardrail e si fermerà. Se invece prende velocità sono piuttosto cose belle per lui. Attenzione, 150 visto quando è atterrato. Una roba simile, comunque molto bene. Devo smettere di dire comunque che poi sembra logorroico. Ecco, questa retromarcia non mi è piaciuta moltissimo. Direi che più che altro si becca il quinto. Comunque secondo c'è ancora il veicolo con braccio elevatore. Si è comportato decisamente bene quello. Brute Boxville furgoni. Attenzione, un altro furgonato. Forse è troppo pesante, quindi un po' di caratteristiche le perde. Per quello che riguarda il volo, ma è comunque un Boxville. Io mi ricordo che in una rampa fu quella dove ci spawnò per la prima volta il pagliaccio. Il Boxville eguagliò la distanza del Barrax. Tipo arrivò poco meno, quindi non lo so. Infatti il salto è pauroso. Signor Boxville, io ultimamente, insomma, lo sto sottovalutando perché non si è comportato proprio benissimo. Però come salto è pauroso. Ok, forse un po' troppo spostato verso sinistra. Quindi magari può sembrare sia arrivato molto lontano, anche se in realtà non è così. Poi non lo so. Però secondo me... boh, magari terzo posto. Non lo so, raga. Secondo me c'è tipo un'arcata di terzi posti a pari merito. Tra tipo quello con braccio elevatore, quest'altro qua in fondo che dovrebbe essere, non mi ricordo che veicolo. Comunque, non malaccio per il Boxville, poteva mettersi decisamente peggio. E adesso io voglio un burrito, perché i tempi sono maturi, no. Ma non salta un cavolo questo. Guardate, raga, 2 metri poi salta di sotto. Cioè, lo conosco troppo bene, sto coso, è troppo pesante. 2 metri fa. Beh, un po' di più, però circa, dai. Ecco, poi piomba di sotto. Non arriva manco sulla terraferma. Raga, ultimi 2 veicoli. Ormai ho perso la speranza. Troveremo pagliaccio neanche quest'oggi. Il classico l'ho già avuto. Questo l'ho già avuto. Bicicletta non la voglio. Ok, abbiamo sto catorcio. Canis catorcio. È un SUV, quindi potrebbe fare bene. Però non lo so perché non mi è mai spawnato. Quindi non ne ho la più pallida idea. Salto è buono. Molto buono, decisamente tanto buono. Forse sarei dovuto saltare un pochino più a destra. Ho sto vizio di stare sempre troppo a sinistra. Comunque, oh, no. Buono. Cioè, oh, se mi atterra bene fa grandi robe. Poi non lo so. Però vada verso destra. No. No, lei mi finisce dai barboni, dico bene?
Sì, circa sì. E siamo arrivati con l'ultimo veicolo di quest'oggi. Vedremo un beef commerciale e un burrito. Sarebbe una sfida decisamente epica. Va bene anche un pony, non lo so. No, non un elicottero. Ho detto niente elicotteri. Ma si può terminare una rampa del genere con una super? Comunque, avevo sto veicolo che non mi farà niente. O poi magari mi fa canestro e fa star zitti gli altri veicoli. Ma arriverebbe lo stesso comunque terza. L'avevo detto io che avrebbe fatto schifo, ma lasciamo perdere. Comunque, ecco, no. Ecco, quello si è visto una cosa brutta. Comunque, questa ombra era la rampa. Primo posto per il Bravado Paradise. Secondo posto per il Barracks. E diciamo che per il terzo posto avremo tre veicoli a pari merito. Ma direi di mettere quello con braccio elevatore, perché è quello che, diciamo, ci è andato un pochino più vicino rispetto agli altri. Perché comunque devono arrivare verso sud. E così ha fatto. E adesso chiudiamo il video prima che Franklin possa dire l'ennesima stronzata.